Si rinnova l'appuntamento dell'Epifania a Camerino con la tradizionale festa del torrone. La simpatica iniziativa organizzata dalla Proloco con la collaborazione dell'amministrazione comunale è giunta ormai alla 13ª edizione ed ha visto protagonista il pregiato torrone camerinese prodotto dalla ditta Francucci. Sì, è la 13ª edizione. Io ho sempre sostenuto che non è difficile iniziare qualcosa, è molto difficile portarlo avanti nel tempo. In verità oggi è la 13ª edizione ed un altro importantissimo successo, siamo di nuovo nel Guinness dei privati. Io devo ringraziare la Pro Camerino, la mamma di tutte le associazioni, e tramite il presidente Renzo Riccioni tutto il volontariato che ha voluto regalare questa bellissima iniziativa. Un grazie di cuore ovviamente e al maestro pasticcere Paolo Attili per aver dato il suo prodotto d'eccellenza, perché poi Camerino può essere anche definita una città del torrone. È per noi un prodotto storico, ha vinto già premi in molti anni fa e continua a vincere premi in questa terra, che è una terra che fa guardare assolutamente ad un futuro con grande ottimismo. L'ottimismo lo si vede qui fuori, dove le tante persone godono di un qualcosa organizzato dalla città, dalle tante associazioni. Per noi è un risultato importante e va a sottolineare la possibilità di esserci anche quando il momento sicuramente non è facilissimo. Tante sono le iniziative inerenti a queste feste natalizie. Sì, le iniziative sono state veramente tante, si chiudono oggi, è stata una città delle fiabe e di questo devo ringraziare anche la dottoressa Grifantini e tramite lei tutti i commercianti, perché hanno studiato questo progetto da mettere vicino a quella che è da anni la casa di Babbo Natale, che ha un grande successo, la città delle fiabe, quindi le tante favole raccontate in quei locali che sarebbero rimasti chiusi, ha sicuramente caratterizzato il periodo natalizio della nostra città. Una grande illuminazione, abbiamo creduto molto in questo periodo, ci ha dato ragione, continueremo così perché crediamo nel futuro di Camerino. Oggi 6 gennaio 2015, alle ore 13:40, in piazza Cavour, il sottoscritto Monta Lui Angelo, nella sua qualifica di segretario comunale del comune di Camerino, attesta e certifica che il torrone della ditta Francucci, così preparato dal maestro pasticcere Paolo Attili di Camerino e disposto nel centro storico della città, misura metri 713 lineari e 13 centimetri. Il torrone più lungo del mondo, protagonista ancora una volta a Camerino, ormai record di lunghezza è stato fidelizzato e nessuno osa superarlo. No, anche perché i 713 metri di oggi a confronto del chilometro e 26 metri di 2 anni fa è niente. Però purtroppo per un disguido non era stato ufficializzato questo record e purtroppo oggi abbiamo messo fine a questa concorrenza con il paese calabro. Quali sono gli ingredienti per una delizia di questo tipo? Ma il torrone, gli ingredienti del torrone sono semplicissimi: miele fantastico, zucchero e tante mandorle e l'albume dell'uovo. Appuntamento al prossimo anno? Appuntamento sì, al prossimo anno. Grazie. È una bellissima manifestazione, sicuramente ha avuto un successo come penso tutti gli altri anni, c'è stato un record che ci aspettavamo e siamo orgogliosi di questo, quindi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione, specialmente anche i nostri operai del comune, la Proloco, e quindi siamo tutti contenti di questo risultato. Un ruolo importante, diciamo, lei è stato il giudice di questa misurazione del torrone. Esatto, è la prima volta, io ho partecipato attivamente anche proprio alla misurazione, quindi ho fatto tutto il percorso e ho potuto certificare questo record che, ripeto, è importante per la città di Camerino.
Un grande orgoglio. Con grande orgoglio e con grande soddisfazione. Grazie a tutti, grazie alla città di Camerino. Tredicesima edizione del Torrone a Camerino, quale impegno, quale soddisfazioni? Soddisfazione di aver raggiunto sicuramente un nuovo record, di aver partecipato, di aver visto tanta gente, la partecipazione di tutta la città di Camerino. È stata anche una giornata che ha favorito l'arrivo delle persone. Sì, sicuramente il tempo buono ci ha aiutato, ma questa manifestazione è ormai da anni ben salda, ben consolidata e quindi alla gente fa molto piacere partecipare. Presidente, ancora un'ottima iniziativa organizzata dalla Proloco. Sì, abbiamo organizzato questo torrone più lungo del mondo con l'amministrazione comunale, grande soddisfazione per aver raggiunto 713,13 metri, che fa sì che dobbiamo riprenderci il Guinness record, e quindi una bella festa. Fra un po' scenderà la Befana, ci sarà il concerto della banda e poi tutti a mangiare il torrone. Grande soddisfazione quindi? Sì, sì, assolutamente, con grandissima soddisfazione, il lavoro è stato ripagato. Tutti i miei collaboratori sono stati stupendi. Quali novità ci sono state nell'organizzazione di questa festa? Ma grandi novità no, è sempre sullo stereotipo degli altri anni, con un occhio al pubblico che potesse godere di questa festa. Ecco. Il prossimo appuntamento invito tutti a Camerta dell'anno, che si svolgerà il 17 gennaio nell'aula consigliare del Comune di Camerino. Naturalmente non svelo chi è, perché sennò...